Buongiorno, siamo in collegamento con la professoressa Francesca Di Gaudio, che è docente di chimica e biochimica presso la Scuola di Medicina dell'Università di Palermo e responsabile del Centro Regionale Qualità presso l'Assessorato alla Salute, direttore del Centro del Controllo Qualità e Rischio presso l'Università di Palermo. Buongiorno professoressa, grazie per aver accettato il mio invito. Buongiorno a voi e ai Allora. spettatori. Chiaramente parliamo di un argomento molto importante che è il Covid-19 che ci sta impensierendo tutti. Le volevo chiedere come si effettua la diagnosi del Covid-19? La diagnosi del Covid-19 viene effettuata con due diverse metodologie. Una è volta alla ricerca della presenza proprio del virus. Quindi della ricerca dell'acido nucleico del virus, dell'RNA del virus, attraverso una tecnica che si chiama di biologia molecolare. L'altra invece viene fatta attraverso la ricerca degli anticorpi che si sviluppano nell'individuo in seguito all'attacco del virus. Gli anticorpi sono essenzialmente di due tipi: gli anticorpi IgM, chiamati anche recenti, quelli che si sviluppano subito dopo l'infezione, e gli anticorpi IgG, cosiddetti più lontani, cioè quelli di copertura, e qualcuno, a secondo di che tipo di anticorpi verso quale proteina del virus sono diretti, vengono anche definiti anticorpi neutralizzanti, perché sono quelli che garantiscono una sostanziale immunità al soggetto che ad oggi, allo stato attuale delle conoscenze, non si sa quanto duri, se è una questione di mesi, se è una questione di anni. In genere gli anticorpi tipo IgG danno una copertura molto lunga, ma ad oggi non c'è abbastanza, diciamo, esperienza e conoscenza scientifica per stabilire esattamente quanto. E questa è l'indagine sierologica. Mentre l'indagine sul tampone viene effettuata appunto su un campione biologico, su un prelievo che viene fatto nell'apparato respiratorio. Attraverso uno stecchino più o meno flessibile, vengono campionate le vie aeree del soggetto. In questo materiale biologico che viene estratto, viene adeso su questo tamponcino, viene estratto l'RNA attraverso una prima fase che si chiama di estrazione. Poi questo RNA, se è presente del virus, si deve dare conferma che era presente l'RNA del virus, si fa conferma che appunto il soggetto è stato colpito dal SARS-CoV-2 attraverso un'indagine che si chiama poi PCR real time. Quindi noi abbiamo una fase di prelievo col tampone, una fase di estrazione dal materiale biologico adeso sul tampone e poi una fase di analisi, più che altro genetica, per andare a vedere se effettivamente era presente l'RNA del virus. Nell'analisi sierologica invece si fa un prelievo ematico al soggetto. Questo prelievo ematico viene poi o sottoposto a un'indagine di tipo automatizzata, che potrebbe essere o in chemiluminescenza o in ELISA. Varie tecnologie tendono a ricercare la presenza degli IgG o degli IgM, alcune anche la presenza degli IgA, che sono un altro tipo di anticorpi cosiddetti respiratori. Oppure, anziché essere effettuata attraverso dei macchinari, degli strumenti, questo sangue viene depositato su una card. Allora si parla di test sierologico rapido, e questa analisi sulla card o sulla cartina può essere effettuata anche con una semplice goccia di sangue prelevata dal dito del soggetto. E parliamo quindi di test sierologico rapido. Quindi la diagnosi viene fatta in tre modi: o di tipo biologico molecolare, andando a ricercare l'RNA del virus nelle vie respiratorie del soggetto, o andando a ricercare gli anticorpi, o per via strumentale automatizzata, o per via rapida su card. In tutto questo i biologi hanno un ruolo fondamentale, ovviamente, e i laboratori. Prego. Chi può effettuare queste analisi? La struttura pubblica o la struttura privata o entrambe? Inizialmente le analisi sui tamponi venivano effettuate solo dalle strutture pubbliche e in particolare da pochissime strutture pubbliche che erano state individuate come centri di riferimento. Si iniziò con due soli centri di riferimento, uno presso il Policlinico di Catania e uno presso il Policlinico di Palermo. Ma per quale motivo erano solamente due strutture? È una cosa che non ho mai capito. In realtà, intanto, bisogna tornare indietro quando si pensava che era poco più di un'influenza, quindi dobbiamo allocare Era storicamente le sottovalutata la risorse. portata dell'infezione. E poi si pensava, ovviamente, il virus non era poco noto
i metodi di indagine erano appena sviluppati e quindi si pensava che questa indagine fosse di difficile esecuzione. In realtà è un'indagine che può eseguire qualsiasi laboratorio. La tecnologia strumentale che richiede, che è quella della PCR real time, sostanzialmente è diffusa. Noi abbiamo tantissimi laboratori diffusi sul territorio della Sicilia, sia pubblici che privati. Stiamo parlando dei tamponi. Stiamo parlando dei tamponi, quindi poi sono state allargato il numero delle strutture pubbliche che potevano effettuare queste indagini di poche unità. A un certo punto, poi quando è scoppiata la pandemia, ci si è resi conto che c'era necessità assoluta di aumentare il numero dei centri che effettuavano questa indagine. Addirittura in una prima fase non solo erano solo due centri di riferimento, ma i campioni dovevano anche essere inviati all'Istituto Superiore di Sanità per conferma. Si sono anche, diciamo, si è estesa questa possibilità dell'indagine di tipo biologico molecolare anche a delle strutture private. Quindi l'assessorato alla salute ha istituito una commissione che ha stabilito dei requisiti, ovviamente eravamo in procedure di urgenza, ha stabilito dei requisiti minimi a cui che le strutture dovevano dimostrare di avere mediante un'autocertificazione e si sono autorizzate anche strutture private che hanno affiancato l'azione delle strutture pubbliche. Successivamente è diciamo maturata nell'ambiente scientifico e nei vari comitati tecnici scientifici d'Italia la necessità anche di effettuare l'indagine sierologica, perché si è capito che molti dei soggetti erano asintomatici. E si è capito anche che il tampone non è la panacea di tutti i mali, non è la diagnosi di eccellenza, da solo non è sufficiente, anche perché il tampone è una fotografia istantanea, cioè ci dice se in quel momento il soggetto ha una carica virale abbastanza elevata da essere rilevata. E anche il tampone quindi può avere dei falsi positivi, come può avere dei falsi negativi. Poi l'esito e l'accuratezza di un'indagine effettuata in questo modo, l'indagine di tipo biologico molecolare è strettamente e fortemente legata alla fase di prelievo, che è molto critica. È importante che il prelievo venga fatto con un tapponcino flessibile, idoneo, che giunga nelle vie profonde, ed è un prelievo che è molto fastidioso per il soggetto che viene eliminato. Spesso poi il prelevatore non è una persona magari opportunamente formata, perché nella fase di emergenza ovviamente qualunque operatore, non so, del 118, un infermiere, facevano questi prelievi. E poi si è avuta anche una difficoltà nel trovare il materiale, c'è stata una lotta per l'allocazione delle risorse, sia per quanto riguarda la disponibilità dei tamponi per fare il prelievo, sia per quanto riguarda la fase successiva, estrazione del materiale genetico, dell'RNA, adeso sul tampone. Questi sono stati i due colli di bottiglia di tutta la diagnostica, sui tamponi. Successivamente, con i vari comitati tecnici scientifici, hanno maturato la decisione di cominciare con le indagini sierologiche. Le indagini sierologiche non hanno più la criticità per quanto riguarda il prelievo. Nel frattempo, fra l'altro, sono aumentati moltissimi, si sono immessi in commercio molti kit diagnostici certificati, che tenga presente che anche la disponibilità dei kit diagnostici era poca, perché ovviamente essendo un virus nuovo, i metodi sono stati sviluppati in corso d'opera, molti metodi erano metodi per ricerca, non marchiati CIVD, e successivamente, anche se sono stati marchiati CIVD, si sono dovute attivare delle procedure di urgenza per le marchiature, per le autorizzazioni all'immissione in commercio dei kit. Quindi sostanzialmente mediante delle autocertificazioni dei produttori. Allo stato attuale, chi deve effettuare il test sierologico? Perché noi abbiamo sentito dalle varie notizie giornalistiche che solo una determinata parte della popolazione deve essere sottoposta a questi test sierologici, quando io penso invece che dovrebbe essere estesa a tutti. Tutte le categorie cosiddette a rischio, cioè quelle che sono direttamente, che possono potenzialmente essere direttamente a contatto con i malati e che lavorano all'interno delle strutture sanitarie, vengono sottoposti a tampone, quindi i pazienti e tutti i sanitari e chi è direttamente coinvolto. Mentre invece la popolazione in generale viene sottoposta a test sierologico.
perché ci sono molti soggetti asintomatici o che sono già stati a contatto con il virus e hanno già la Di copertura, tutta la hanno già sviluppato. popolazione oppure un campione di popolazione? Perché io sino adesso ho sentito parlare di un campione di popolazione. Sono due tipi di screening sierologici che sono al momento stati attivati. Un'indagine di sieroprevalenza che è stata organizzata dal Ministero della Salute in associazione con l'Istituto Istat, in cui è stata in maniera centralizzata da Roma stabilita una popolazione di soggetti in tutta Italia, il numero variabile sulle 10.000 unità medie per regione, tranne nella Lombardia che mi pare non siano intorno ai 25.000. Con selezionati attraverso dei criteri che ha stabilito l'Istat, quindi età, sesso, abitudini, allocazione, eccetera, eccetera. Questo elenco di soggetti viene comunicato con nome, cognome e indirizzo alle varie regioni e per la regione Sicilia sono circa 8.500 soggetti e sono stati individuati due sole strutture. Una è il centro trasfusionale di Villa Sofia, dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Un altro è il laboratorio di Catania, del Policlinico di Catania, se non erro, uno su Catania e uno su Palermo. Anzi, no, tre sono. Poi è stata individuata anche il centro trasfusionale di Ragusa e questi, pochi laboratori, effettueranno le indagini per questa popolazione specificatamente indicata. Per questo studio di sieroprevalenza organizzato dal Ministero della Salute. Questo studio di sieroprevalenza utilizza una sola tipologia di kit diagnostico venduti da una ditta che si chiama Abbott, che va a misurare solo le IgG, non misura le IgM. Questa è un'altra, diciamo, peculiarità, vedremo, e differenza tra invece l'altra indagine sierologica che invece l'assessorato alla salute ha attivato su tutta la popolazione siciliana e che viene effettuata con diverse tipologie di kit diagnostici che va a rilevare sia le IgG che le IgM. Possiamo spiegare ancora meglio, cioè ciascun cittadino, no, palermitano, siciliano, può andare in un laboratorio privato ed effettuare questo test sierologico. Questo Ok, significa? A la campagna spese sierologica. della regione? No, la campagna sierologica attivata dalla regione vede a sua volta tre tipi di tipologie di indagine sierologica a seconda della metodologia che viene utilizzata. Abbiamo l'indagine sierologica di tipologia A, che vede sia le IgG che le IgM, con una tecnica, diciamo noi in linguaggio tecnico, semi-quantitativa, diciamo un poco più precisa. Un'indagine sierologica di tipologia B, che invece vede una tecnica che ha in genere un carattere più qualitativo o che non differenzia tra le IgG, le IgM e le IgA, ma vede solo la somma totale di questi anticorpi, ma non permette al clinico di capire quanti IgG, quanti IgM o quanti IgA ci siano. E poi un'altra che è la CARD. Allora, mentre la tipologia A è destinata solo ad alcune categorie previste da una circolare emessa dall'assessorato alla salute. La tipologia B e la tipologia E, quindi mentre la tipologia A è prevista solo per alcune categorie di soggetti ed è a carico del Servizio Sanitario Regionale, la tipologia B e la tipologia C è a carico dell'utente. Su questo l'assessorato però ha fatto una campagna molto importante, secondo me di grande valore, che non è stata fatta così in tutte le regioni, che è quella di cercare di calmierare i prezzi ed evitare speculazioni sul soggetto, su cui ricade il costo della prestazione, ma anche sui laboratori che devono acquistare i materiali per effettuare le prestazioni, quindi evitare che le ditte speculino sui laboratori e che i laboratori potessero speculare sui soggetti Nella esaminati. famosa circolare che ho citato poc'anzi, ho qui delle cifre, si parla di 15 euro, diciamo, a test sierologico. 15 euro a tipo di anticorpo, quindi se uno Quindi fa sarà. un'indagine di tipologia A, che però sono quelle in genere a carico del servizio sanitario. Se un'indagine di tipologia di tipo A è 15 euro per anticorpo, 15 euro quindi per l'IgG, 15 euro per l'IgM, E 5 per 15 le euro
farmacologia, ma nella circolare è specificato che i laboratori non gli verranno retribuite tutte e tre, perché l'IGM e l'IGA danno informazioni similari dal punto di vista clinico. Il cittadino, in definitiva, quale esame deve richiedere? Tipo C e non tipo C. Tanto diciamo che ai fini dell'indagine dello screening serologico diciamo sono analoghe. Quindi tipo B e tipo C. Quindi tutti i laboratori sono autorizzati ad effettuare. Analoga la tipo B con la tipo A, ai fini serologici, diciamo sostanzialmente cambia poco. Quindi tutti i laboratori sono, cioè quelli perlomeno che sono in grado di farlo, sono autorizzati ad effettuare La questi tipo C e B. B. Tutti i laboratori sono autorizzati a effettuare la tipologia B. Sono tutti i laboratori autorizzati, accreditati e convenzionati con il sistema sanitario regionale. Ne abbiamo centinaia in tutta la regione. Quindi i laboratori che possono effettuare la tipologia B a carico dei soggetti della popolazione siciliana sono tantissimi. I laboratori che possono effettuare la tipologia C sono tutti, anche quelli non accreditati e non convenzionati con il sistema sanitario regionale, cioè tutti quelli autorizzati all'apertura, autorizzazione sanitaria si chiama, quindi tutti i liberi professionisti che hanno un'autorizzazione sanitaria ad esercitare, diciamo, l'attività di laboratorio possono effettuare la tipologia C, cioè quella su card. La prevenzione è la fase cioè è, diciamo, l'elemento fondamentale della fase post-Covid, indubbiamente. E nella fase post-Covid la sierologia è fondamentale perché ci permette di capire chi è già venuto a contatto col virus e ha già sviluppato l'IgG, per esempio, non ha più l'IgM, quindi non è più in fase infettiva ed anzi è coperto, non rischia più di ricontaminarsi, ovviamente nei limiti delle conoscenze attuali, ripeto, non sappiamo quanto questa copertura possa durare. Chi invece ha l'IgM e magari è asintomatico, cioè può contagiare, e può determinare un focolaio senza che nessuno se ne possa accorgere perché non ha la febbre alta, perché non ha sintomi di nessun genere. Quindi lo screening sulla popolazione è fondamentale, anzi, a parer mio, siamo partiti tardi. E per quanto riguarda il plasma dei soggetti che già sono stati colpiti da infezione da Covid-19, che può essere utilizzato per la cura dei soggetti appunto infetti, cosa mi dice? Questa è un'altra cosa molto importante in cui si è partiti molto tardi, sono pochissime le regioni in Italia che sono partiti, ma anche per una difficoltà di tipo diagnostica e diciamo un timore scientifico da parte di chi doveva prendere una decisione così importante, perché il plasma dei guariti o degli ancora malati può essere utile per chi è in una fase più critica e più grave se il clinico ha a disposizione un laboratorio, un esito di un referto di un laboratorio che gli fa capire se effettivamente c'è una quantità di anticorpi in quel plasma sufficiente, utile per il soggetto che deve essere curato. Quindi c'era una necessità di avere la disponibilità commerciale di un kit diagnostico validato, marchiato CE-IVD, atto a determinare la titolazione, cioè atto a determinare la concentrazione reale degli anticorpi presenti. È necessario disporre di kit diagnostici che diano un dato quantitativo e che permettono di distinguere quantitativamente le IgG dalle IgM, quella che si chiama titolazione degli anticorpi, fra l'altro neutralizzanti, perché di questi IgG non sono effettivamente tutti neutralizzanti, sono quelli che sono quelli neutralizzanti, quelli diretti verso le cosiddette proteine spike, la S1 e la S2, non verso la proteina del core del virus. Ora, i kit in commercio non tutti sono diretti verso la proteina spike, quindi non tutti vanno effettivamente a determinare gli anticorpi neutralizzanti e sono usciti sul mercato strada facendo. Da un giorno all'altro noi abbiamo un mercato che si evolve. Quindi la regione prima, per esempio, aveva iniziato con un certo brand, con una certa marca, perché era stata la prima a mettere in commercio un kit che ci dava una valutazione, seppur non perfettamente quantitativa, ma semi-quantitativa, delle IgG differenziandole dalle IgM e delle IgG dirette verso le proteine spike, quindi di quelli effettivamente neutralizzanti. Poi subito ne è uscita un'altra, poi nel giro di una settimana ne sono uscite altri due, eccetera, eccetera. Lei condivide questa apertura che ci sarà dal 3 giugno in poi?
Solo se io ritengo che sia, sin dall'inizio l'ho pensato e lo ripeto, che più che misurare la temperatura dovremmo fare la sierologica. Quindi l'apertura, sì, con il distanziamento, con le mascherine, Non però basta, in ripeto, la sostanza. cosa essenziale è fare il test sierologico. Più che misurare la temperatura, stare attenta alle distanze, stare. Perché prima, per esempio, c'eravamo, le mascherine devono essere quelle FFP3 o FFP2, ora si può usare qualunque tipo di mascherine. Prima abbiamo speso un sacco di soldi a misurare le temperature, man mano si è capito che certe misure in realtà non erano, poi non ci coprivano veramente. Oggi abbiamo uno strumento e abbiamo tanti kit in commercio, abbiamo tanti laboratori che possono effettuare l'indagine. Secondo me, se veramente si usa lo strumento della sierologia, si può rapire. E questo è lo strumento che veramente ci può proteggere. Lei è responsabile del Centro Regionale Qualità presso l'Assessorato alla Salute. Qual è il compito di questo centro? Questo centro è nato nel 2010, è un centro di supporto tecnico ai due dipartimenti dell'Assessorato alla Salute, ed è un centro che è nato per controllare la qualità delle analisi effettuate dai laboratori. Sostanzialmente ogni anno vengono inviate migliaia di campioni di sangue, di urina, materiali biologici. I laboratori, ricevono questi campioni. Effettuano le indagini su questi campioni biologici, inseriscono i risultati che loro ottengono su una piattaforma gestita dall'assessorato alla salute che va ad analizzare i risultati e a vedere se vengono commessi degli errori. L'esito di queste verifiche si chiamano verifiche esterne di qualità, è come un circuito interlaboratorio, cioè tutti i laboratori effettuano le analisi sullo stesso campione di sangue, sullo stesso campione di urina, sullo stesso espettorato, sullo stesso vetrino vengono confrontati i risultati dati dai laboratori. Se i laboratori azzeccano i risultati, viene data una valutazione positiva, se i laboratori sbagliano i risultati, vengono effettuate delle segnalazioni e delle verifiche. Sul Covid, per esempio, noi ci siamo subito attivati per implementare un programma di controllo qualità VEC, quindi un circuito di quelli di cui sto parlando, sia per quanto riguarda l'indagine biologico-molecolare, abbiamo consegnato i risultati proprio pochi giorni fa, gli esiti, sia sulla sierologia che sta partendo in questi giorni. Questo è molto importante perché permette non solo all'assessorato di valutare l'operatività dei laboratori che vengono autorizzati ad effettuare indagini di laboratorio e indagini di laboratorio così critiche come queste in questo momento, ma permette anche ai laboratori di confrontarsi con i colleghi, di confrontare i loro esiti con quelli dei colleghi che utilizzano lo stesso kit, che utilizzano la stessa strumentazione, e quindi di valutare se il kit che stanno adottando e che sono molti dei quali, le dicevo, sono stati autorizzati con procedure di urgenza, sono veramente efficaci e utili allo scopo. Senti, siccome lei è pure direttore del controllo qualità e rischio chimico presso l'università, che rapporto c'è tra i due, diciamo, enti, come li possiamo In chiamare? realtà questo centro controllo qualità e rischio chimico è nato presso l'Università di Palermo, la Scuola di Medicina e Chirurgia, e poi successivamente nel 2014 è stato trasferito all'azienda Villa Sofia Cervello. Quindi ad oggi è ancora ubicato dentro il Policlinico di Palermo per ragioni logistiche, ma in realtà dipende dall'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, questo diciamo è bene precisarlo. Questo laboratorio è un braccio operativo tecnico del Centro Regionale Qualità Laboratorio ubicato presso l'Assessorato alla Salute, quell'ufficio tecnico che le dicevo. Quindi effettivamente i materiali C'è una vengono stretta preparati correlazione. da questa struttura tecnica. E quindi tutta la spedizione, il confezionamento, la preparazione dei materiali viene curata dal CQRC, dal Centro Qualità, Controllo Qualità e Rischio Chimico, a supporto dell'ufficio assessoriale che invece si chiama Centro Regionale Qualità Laboratorio, che ha sede a Piazza Ottavio Zino. Perfetto, altre cose che possiamo dire, credo che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, penso Spero che di siamo essere stata chiara, la materia, diciamo, non è. bravissima, altro che chiaro, è diverso, è Non è. bravissimo. Quindi grazie molto e buona giornata. Buona giornata Grazie. a voi.